Buonasera a tutti, possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale, passando prima alla verifica del numero di gare. Prego, segretario. Allora, Gualano Pierpaolo, Pantucchi Domenico, Mascione Pietro Paolo, Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo, Fiscia Antonietta, Cussio Michele, Giordano Mario Lucio, Maruzzi Luca Tommaso, Decato Angela, Vocale Matteo, D'Ambrosio Mario, Marinacci Vincenzo, Giannorio Vincenzo, Villani Giovanni, Rito di Giuseppe, Zuccaro Antonio. La seduta è facile. Va bene, possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Come ci è possibile, potrei quando chiedo una cosa, se mi dà. Ma volevo chiedere per quale motivo mancano alla pubblicazione dell'albo pretorio mancano due delibere del Consiglio del 28 e 29 settembre. Va bene. Perché poi il sindaco non ha potuto rispondere alle interrogazioni probabilmente. Perché mancava la pubblicazione. Grazie. Sì, prima di entrare nel merito del Consiglio ci siamo lasciati l'intesa nella riunione dei capigruppo che si doveva decidere l'approvazione della diretta web così come era previsto nell'integrazione del regolamento del Consiglio Comunale. Mi è pervenuta solamente una richiesta da parte dell'associazione Agorà che è qui presente, quindi ci avevamo lasciato l'intesa insomma che potevamo anticipare l'autorizzazione che ho rinviato presso la sede dell'associazione, invitando appunto l'associazione a ricevere una copia dell'integrazione del regolamento che l'associazione mi ha detto che è stata fatta e quindi di autorizzare da questo momento la ripresa audiovisiva. È una formalità perché appunto ripeto è stato già deciso nella conferenza del capigruppo, però se non ci sono obiezioni possiamo approvato il regolamento. Sì, no, era giusto per così, una sorta di comunicazione, per cui diamo il benvenuto di nuovo all'associazione Agorà. Invito l'associazione, i responsabili a rispettare
considerazioni in merito a questo capo, al primo, alla convenzione, e possiamo passare direttamente alla votazione. Invito la segretaria a si allontanare per ragioni di discrezione, diciamo così. Professionalità tra le più competenti, quelle che abbiamo in provincia, per cui voglio sottolineare un solo aspetto, diciamo, che mi è stato che è stato discusso anche a livello così cittadino da molte persone che un po' masticano, diciamo, l'amministrativese, nel senso che abbiamo un segretario comunale condiviso con il comune di Lesina. Sappiamo benissimo che con il comune di Lesina abbiamo una questione giudiziaria da molto tempo. Naturalmente chi parla è uno di quelli che da domani sarebbe disposto ad abbandonare qualsiasi tipo di pretese varie, perché ho una mia, diciamo, concezione sulla questione, e credo che siano persi decenni di tempo per nulla. Comunque sia, il mio invito è quello, insomma, a fare in modo, non ho nessun dubbio, ma benedirlo, a fare in modo che vengano diciamo garantiti i diritti di entrambi i comuni nel momento in cui il segretario dovrà purtroppo, suo malgrado, interessarsi della questione. Per cui detto questo, ancora i miei auguri, gli auguri del gruppo consigliare del Partito Democratico, e buon lavoro. Grazie consigliere Locale, se ci sono altri interventi. Ci associamo, credo, tutti al buon lavoro, credo, che ha fatto il Presidente alla segretaria Monti, perché non l'ho nemmeno chiesto. Per noi va bene, dovrebbe essere. Certo, per quello che ha detto il delegato, diciamo, vocale, è giusto insomma, tenerne presente. Insomma, noi condividiamo adesso condivideremo la segretaria più o meno in maniera paritaria con il comune di Lesina, quindi può essere l'auspicio di una soluzione più precoce in merito a questo problema, ce lo dobbiamo tutti. Allora, insufficiente da parte di alcuni computer della
sa, perché la missiva, due missive sono state dirette a responsabili di questo servizio, cioè la ragione di Primeo, con il quale dopo aver ricevuto per conoscenza queste due missive del dipendente qui presente di Tullio, per incapacità appunto a inserire i file di queste delibere di cui lei parlava, che necessita stanze del municipio necessitano di un supporto tecnologico un po' più significativo, dato che è insufficiente, poiché i mezzi sono un bel po' datati. Sono recato personalmente dalla ragioniera del mio per sollecitare questa questione. Ho fatto presente anche la problematica al segretario Piomelli, che nel frattempo occupava la sostituzione di Rosati, e la quale so che anche lei si è rivolta alla ragioniera del mio per sollecitare ancora una volta questa questione. Stiamo provvedendo, quindi è un disguido di mera natura tecnica, non c'è nessuna ragione oltre questa. Purtroppo queste sono le due missive che io ho ricevuto per conoscenza, una datata 10 ottobre, dove si sollevava appunto questa problematica, quindi già da tempo è stata, e in assenza di risposta del responsabile addetto a questo servizio ne è giunta un'altra datata 8-11, quindi stiamo sollecitando molto. Personalmente ho provveduto anche a chiamare di persona il servizio Lalli, che gestisce questo servizio appunto, e hanno garantito che a giorni dovrebbero venire e vedere un'impegnativa di spesa se c'è la possibilità di sostituire la restante parte carente, perché una parte è stata efficientata, diciamo così, sotto il profilo tecnologico, del profilo della capacità tecnologica. Altre parti ancora no, quindi dovremmo risolvere al più presto. Abbiamo provato, il dipendente Tullio si è messo a mia disposizione, ad essere sincero, mi ha fatto vedere che provando a caricare i file, proprio il computer non riusciva a generare. No, questo è vero, mi facevo la domanda, perché comunque ho visto che su altro pretorio online vengono caricate. State caricate le delibere che avevano una scadenza e vengono caricate puntualmente per i termini. Non capisco perché proprio questi file pare un po'. No, capisco che non c'è nessuna metodologia, però infatti non si riesce a caricare dei file su un altro pretorio online quando dei termini vengono caricati. Andiamo sul computer di un altro dirigente per caricare. In realtà sempre che i segretari abbiano trasmesso il file, non pare sì. Sì, ma trasmesso il problema è proprio questo, cioè che la mail che ha mandato il Balducci, il segretario di Caglia, non si riesce ad aprire. Ah, ho capito. E quella mail che non riusciamo ad aprire, più che mi sono espresso male, okay. Caricarlo. Cioè caricarlo è la fase successiva, però la mail proprio ricevuta dal segretario Balducci non si riesce ad aprire, cioè il cerchietto che gira in continuazione. Non abbiamo il file in sostanza. Comunque, stiamo parlando tra persone che conoscono un po' tutte le condizioni dell'ente, pazientiamo un po' tutti quanti, sicuramente non è una bella situazione, insomma, a carattere generale, prescindendo dal singolo caso. Va bene, spero di essere stato esaustivo, mi riprometto di andare a verificare la prossima settimana con maggiore. Va bene, allora passiamo al secondo accapo, che è l'approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina per la commissione di vigilanza sul mercato di spettacolo. Anche questo non è capo di cui abbiamo fatto una piccola anticipazione nella conferenza di Capigruppo. Io
stato a carattere generale presentare questo a caso. Se siete tutti d'accordo possiamo... Prego, comandante. Chi è favorevole?
partecipazione sia alla conferenza dei capigruppi e sia oggi al Consiglio Comunale, quindi grazie per questo tempo che ci ha potuto dedicare. Dove era? Penso a Carlo. Allora, penso a capo è la ratifica seconda variazione di bilancio finanziario 2016-2018 di cui alla deliberazione di giunta comunale numero 97 del 29 novembre 2016. Relazione sì. Allora, c'è qualche precedente relativo a questa variazione di bilancio di oggi, noto, perché ha avuto un passaggio abbastanza tripolare. La variazione è stata fatta in prima battuta dalla giunta comunale. Quando è stata presentata questa variazione c'era un parere sfavorevole sia del responsabile del settore economico finanziario e sia dei revisori dei conti. Nonostante la presenza di questi pareri sfavorevoli, la giunta comunale ha ritenuto di approvare questa variazione di bilancio assumendosene ogni responsabilità e motivando adeguatamente la propria scelta. Successivamente c'è stato un diniego da parte del responsabile del servizio di apporre il visto per l'impegno di spesa, che è stata una litigia da parte mia, e il responsabile del servizio ha poi successivamente disposto l'impegno di spesa e quindi liquidato le somme. Poi c'è stato un ulteriore verbale da parte dei revisori dei conti in cui intimavano me e chiaramente la giunta di revocare, di annullare in autotutela la variazione di bilancio alla luce del parere sfavorevole. Cioè, a questo è seguita una mia nota in cui mettevo in evidenza in maniera analitica e dettagliata quali erano le motivazioni che avevano portato la giunta ad adottare quel provvedimento. A questa mia nota è seguito un incontro con il revisore dei conti e alla fine ci siamo capiti e quindi il parere del revisore dei conti, a quel che mi risulta, è attualmente favorevole sia da parte del responsabile del servizio che da parte dei revisori dei conti. Questo è quanto relativamente a questa proposta. Bene, grazie al sindaco, prego si può aprire la discussione se ci sono interventi in merito a questa. Prego consigliere. E vengo per primario. Allora, io vorrei dividere, diciamo, il mio intervento in due parti. Una parte, dire esplicitamente politica, è una parte, diciamo, squisitamente gestionale, nel senso di andare a mettere in risalto alcuni passaggi che poc'anzi si fanno a detto, magari chiarendo alcuni aspetti. Della questione riguardo in finanza, per quello che ne so io, se è sentito parlare già nel 2011-12, una cosa del genere, quando c'è stato un disegno all'amministrazione. Poi, vabbè, non si può parlare fino a più o meno al 2015, dove si è, diciamo, continuato, si è ripreso, diciamo, questo discorso per quanto riguarda la guardia di finanza. Non vi nascondo che io ho partecipato ad alcuni incontri e ho fatto anche alcuni sopralluoghi sulla, diciamo, nel plesso scolastico della Via Vittorio Orfeo. Perché ho fatto un discorso così, introducendo questo discorso generale? Perché è chiaro che sotto l'aspetto politico, nell'ultimo consiglio comunale, noi facevamo presente che se si voleva ragionare in termini di affrontare questa situazione, noi eravamo pronti a metterci, diciamo così, a discutere e vedere di trovare soluzioni, anche perché
anche perché diciamo che sono trascorsi dal 2015, quando io non ho più saputo cosa è successo, perché come sapete Forza Italia non ha più responsabilità amministrative che sono mandate ad altri, e quindi chiaramente che volete, insomma, chiaro, passa un po' di tempo, è giusto che ci sia una riflessione che porta a guardare anche in termini leggermente diversi. Purtroppo non abbiamo visto che questa amministrazione prendesse, come dire, in esame questa nostra disponibilità a voler discutere, dialogare e fare alcune anche proposte che magari potevano essere discusse, ma d'altronde questa è questa amministrazione, bisogna prenderne atto. Non sto qui io a giudicare, perché dico sempre che saranno i cittadini a giudicare gli operati, diciamo quello che viene fatto dalle amministrazioni. Questa è una parte così molto, credo, la più scarna possibile per dire ciò che in effetti è successo. Da quello che so io dal 2011-12 fino ad adesso. Adesso, per terminare la parte politica, è legittimo che un'amministrazione abbia dei programmi, è legittimo che cerca di perseguirli, per carità, solo che poi bisogna avere dei risvolti che possono venire fuori da un'azione che viene intrapresa da parte dell'amministrazione, che chiaramente noi, come ben sapete, riteniamo abusiva perché non ha avuto il consenso del popolo. Questa è la parte così generale. Allora entriamo nel merito di quella che è la, quindi sono i passaggi che il sindaco poc'anzi diceva. È vero, per quanto riguarda la prima parte, condivido quello che ha detto il sindaco, in effetti fino al 2 di novembre diciamo che ci stanno ancora dei pareri negativi da parte del responsabile economico finanziario e da parte dell'organo di revisione, i quali tra l'altro sono arrivati a come detto il sindaco, arrivati a chiedere espressamente la revoca di un'autotutela da parte di quella delibera, perché in pratica andava contro determinati principi e secondo loro non rispettavano alcuni principi economici e anche di legge. Ci sono state alcune note, credo, spero che abbiamo letto e visionato. C'è stato quell'incontro del 4 di novembre, dove c'è stata una novità, e la novità, da quello che io leggo, è questa nota, veramente a parte il verbale che il 4 di novembre i revisori hanno fatto e hanno detto: guardate che noi non abbiamo il avviso che non si possono fare determinate spese, oltre che l'eventualità di concedere un dato gratuito, un immagine. Ma la novità è scaturita il 7 novembre, quando il sindaco scrive una nota al collegio dei revisori e la responsabile del settore economico italiano, nel quale dice sostanzialmente: guardate che la spesa che il cliente ha sostenuto, sosterrà, quindi non è molto chiaro il concetto, viene ampiamente sostituita da tutto ciò che poi dopo la Guardia di Finanza farà, con degli investimenti sensibilmente, dice il sindaco, superiori agli interventi realizzati. Dice ancora il sindaco che in questo modo
noi potremmo avere un immobile che ha un valore sostanzialmente superiore a quello di adesso. Questo è quello che ha detto il sindaco. Io non so se c'è qualche, poi magari il sindaco riferirà, se c'è qualche nota successiva della Guardia di Finanza che esplicita e dice ciò che in effetti intende fare sul plesso scolastico di Viale Vittorio Lembo per valorizzarlo e quindi per dare, a parte che non sappiamo nemmeno per quanto tempo poi eventualmente questi ci staranno. Cioè il sindaco, quindi non lo sappiamo. Io ho delle note, quattro note, e queste quattro note, tutte e quattro le note parlano di solamente acquisizione immobile in comodato gratuito per realizzare un'aderenza a un presidio. Poi io ho visto così su internet l'organigramma della Guardia di Finanza e non ho letto il presidio, ho letto altre categorie, altre forze, non sono chiaramente, può darsi che sono delle cose nuove che sono venute fuori con come leggi, non entro nel merito. Mi sembra quello, poi ho visto che chiedevano delle certificazioni su quel plesso, chiedevano alcune cose sui termini di lavoro, ma non ho letto nulla sui lavori aggiuntivi che potrebbero eventualmente migliorare e quindi valorizzare, no, questo plesso e il comune avere un beneficio postumo. Io non ce l'ho queste cose, tra l'altro una parentesi, se brevemente la mia gruppo ho fatto presente che per comune di San Nicandro Cargano sta succedendo che si chiedono atti e non vengono rilasciati. Il sindaco ne è consapevole, ma non interviene, per carità, evidentemente avrà i suoi motivi. E quindi è chiaro che risulta anche difficile poi dopo poter argomentare di questo consesso, perché se uno non ha le carte deve stare zitto, non può parlare. Quindi chiedo in questa fase al sindaco, ci sono note, io ne ho quattro di note che sono arrivate da parte della Guardia di Finanza. Tra l'altro l'ultima nota parla addirittura, poi siccome ho preparato un qualcosa di scritto che chiaramente poi allegherò successivamente, nell'ultima nota addirittura si parla di, si sollecita anzi il comune a che si vengano effettuati da parte del comune lavori di ristrutturazione e lavori di adeguamento. Quindi io non ho letto sinceramente da parte della Guardia di Finanza un impegno a che venissero e che vengano realizzati lavori che poi successivamente i nostri figli, i nipoti ne potranno usufruire. Se ce lo fai, se ce lo dici in questo contesto, ci fai un enorme piacere. Sì. Quindi, ecco, queste sono le parti. Tra l'altro, bisogna aggiungere un'altra cosa, che dopo di questa nota del sindaco, è vero che è arrivato il parere favorevole dei revisori, però dobbiamo leggere il parere dei revisori, come dobbiamo leggere il parere del responsabile. I revisori, questa è nella scena, no? 9 di novembre, proprio qualche giorno fa, scrivono al punto 1, riconfermando i contenuti dei propri verbali precedenti, quindi non disconoscono nulla i revisori, poi lasciamo stare c'è una parte, voglio leggere questo così i consiglieri insomma magari ne discutiamo, vediamo che cosa può succedere. Quindi, riconfermando ciò che è stato detto in precedenza, facendo una serie di analisi, esprimono il proprio parere favorevole subordinandolo alla conclusione dell'iter di stipulazione del contratto di comodato, che riporta in modo esplicito
la circostanza dell'incremento patrimoniale legato alle opere da eseguirsi da parte della Guardia di Finanza a vantaggio dell'Eco. Cioè, come dire, pure i soli dovrebbero visionare, vedere, avere in mano qualche elemento per poter dire in effetti c'è un vantaggio. Perché se non c'è, c'è solo la comunicazione del sindaco, e se il sindaco dice un falso, questo è grave, caro sindaco. Quindi, per molestando, ripeto che questi sono i passaggi sui quali il Consiglio Comunale per dopo dovrà decidere, io aggiungo altri due aspetti per me importanti. Quello è un edificio che ha avuto un finanziamento di 200.000 euro, che i lavori sono terminati, mi sembra, verso la metà del 2014, addirittura la task force dell'edilizia scolastica il 21 settembre 2013, adesso, ha fatto un sopralluogo per la verifica di tutti gli interventi di edilizia scolastica effettuati sul territorio italiano e tra questi interventi ha visionato insieme alla responsabile dei lavori pubblici anche i lavori eseguiti su viale Vittorio Veneto e anziamento di 200.000 euro. Tra l'altro, da quello che ho e so, addirittura dovremmo avere ancora il 10%, ma queste sono cose a livello, diciamo, più che altro non ci interessa, ma dunque, per dire, cioè qui questa task force sta a significare che nell'edilizia scolastica e quella nazionale, quel complesso che ha avuto dei finanziamenti per l'utilizzo di una scuola. Io non so se ci sono dei tempi che impongono al comune per il funzionamento di una scuola. Non lo so, sinceramente devo dire, non sono riuscito a capire se ci sono dei tempi, dice dei vincoli, no? Ma è chiaro che noi, se dovesse passare questa operazione, noi diremo legate anche al Ministero, non solo al Ministero Italiano, anche al Ministero che ha erogato il finanziamento, che riteniamo che potrebbe esserci un danno enorme nei confronti del Comune. Quindi questo è un altro aspetto che secondo me il Consiglio Comunale dovrebbe discutere, perché ci potrebbero essere delle responsabilità in merito a 200.000 euro di finanziamento ottenuto. Certo, la scuola ha funzionato fino a giugno dell'anno scorso e poi adesso non funziona più. I lavori sono terminati, questo è sicuro, nel giugno 2014. Un ultimo aspetto che voglio considerare è, mi allaccio a quello che ho detto in precedenza sul comune ormai dove non c'è più il rispetto di quelle che sono le leggi che regolano certe materie, nel caso specifico l'accesso agli atti, la possibilità di avere copie degli atti, dicendo. Faccio questo perché? Perché io ho fatto una richiesta il 30 settembre per avere una copia di un contratto relativo al comando della Forestale, non mi è stato rilasciato. Nonostante ci sia una nota che dice che va rilasciato, il conto è come si dice. Quindi c'è un problema di richiesta di atti che non vengono dati, non ho capito perché. E poi c'è un altro problema serio, è che lì ci sono stati dei lavori iniziati nei primi di settembre senza il preventivo impegno di spesa, per cui penso che ci possono essere anche lì delle illegittimità derivanti dal fatto che per poter eseguire dei lavori è giusto che ci sia il preventivo impegno di spesa. Perché dico questo? Perché
è comprensibile quando c'è un problema di urgenza, per carità. Ma qui il problema di urgenza non ce ne sta, perché? Perché dalle quattro note per la guardia di finanza che io ho, se non c'è due, me l'ha data il sindaco dopo, ho fatto dopo due o tre mesi di richiesta. Io ho detto, no, addirittura non ricordavo nemmeno, poi vabbè, glielo ho fatto ricordare, dopo un paio di mesi, sono riuscito ad avere due note della finanza. Altre due volte, dopo circa una quarantina di giorni, non ho capito perché si vuole nascondere. Che cosa? Ma comunque. Sono considerazioni che resteranno nella storia. Allora, dicevo, non c'è, secondo me, questo motivo di urgenza, perché le due note che mi ha dato il sindaco portano la data di marzo 2016. Quindi da marzo 2016 si sapeva che la Guardia di Finanza chiedeva un plesso, un immobile incomodato d'uso gratuito per poter utilizzare come presidio. Così che lo è, poi se vogliamo lo possiamo leggere insieme, se qualcuno vorrà lo possiamo leggere insieme. Quindi poi le altre note erano quelle di giugno, quindi non riesco a capire se c'era la volontà, è giusto che un'amministrazione abbia un programma che poi deve essere, deve sottoporre anche a giudizio degli elettori. Quindi si potevano fare tutti gli atti propedeutici derivante al fatto di prevedere un impegno di spesa, poi si poteva anche scendere la ditta, perché giustamente di sotto di una certa soglia non c'è bisogno di fare gare, per carità, ma almeno il passaggio del preventivo impegno di spesa si poteva fare. Credo che è tutto è sbloccato quando il sottoscritto ha fatto un'intervista a Civico 93, da quell'intervista in poi sono venute fuori la delibera di giunta e quant'altro. Che in quell'intervista io l'ho denunciato pubblicamente che ci stavano dei lavori, ci stavano eseguendo dei lavori senza il premio impegno di spesa. Dico, se bisogna fare lavori, fate il premio impegno di spesa, per carità, non è che uno dice lo dovete fare, sono ci credo, fa, non è questo il problema. Quindi io ho voluto mettere in salto anche questi altri aspetti, chiaramente questi aspetti fanno capire, fanno comprendere che noi sicuramente voteremo contro questa questione di bilancio. Non certamente perché siamo contro qualcuno, perché ci sono tutti gli elementi che ci portano a dire che la questione a livello proprio giuridico è stata gestita nel peggior modo possibile, per non dire contro la legge, per non dire, insomma, ma che secondo me è evidente, poi magari saranno gli altri a giudicare se è vero o non è vero. Quindi invito i consiglieri ad analizzare questi aspetti, perché non è giusto dire mo si è cambiato, c'è pure ora, sì, bisogna vedere cosa sta scritto a parte, parere chiaro per quanto riguarda. Adesso mi fermo, poi eventualmente siccome spero che non si abbia un po' di tempo per ragionare su questo accado, che sono due accadi importanti, questo è magari l'ultimo, gli altri non c'è, si è visto, non abbiamo nemmeno che bisogna discutere. Quindi è opportuno che così una discuta bene su questo accado, perché è evidente che noi non è che siamo contro qualcuno, noi siamo a favore della città. Siccome riteniamo che qui si sta perpetrando un danno nei confronti della città, noi dobbiamo assolutamente andare, diciamo, cercare di evitare che venga fatto questo danno, quindi andare a favore della città. Quindi è chiaro, tutti i passaggi possibili e immaginabili che si possono fare in modo di fare. Grazie Presidente. Ci sono interventi in merito a questo argomento. Prego, consigliere Lucano. Grazie Presidente. A mio parere si continua a sbagliare. Mi ricollego alla dichiarazione che fece nello scorso Consiglio Comunale di tentativo rocambolesco e maldestro di sistemare la questione delle scuole. Per analogia, anche questo è un tentativo rocambolesco e maldestro di sistemare tardivamente le cose. Il segretario ricordi pure i termini, cioè, perché intanto dal punto di vista della forma non capisco perché ancora in questo Consiglio Comunale stiamo votando prima una variazione di bilancio
una ratifica della relazione di bilancio e poi una integrazione al piano per l'alienazione, cioè la destinazione, quello che poi destina l'uso dell'immobile in oggetto. In politica, quando una idea è parte di un programma governativo, che sia di un sindaco, che sia di un governo altri livelli, l'idea viene tradotta in atto politico-amministrativo, si chiama atto di indirizzo. Cioè, che cosa bisognava fare? Se la giunta, l'amministrazione, aveva in serbo di instaurare il presidio della Guardia di Finanza, la prima cosa che doveva fare, atto di indirizzo della giunta. Seconda cosa, atto di indirizzo del Consiglio Comunale, perché si tratta comunque di un presidio, di un provvedimento che riguarda la vita dell'intera comunità cittadina e del Consiglio Comunale, la parte, l'organo legislativo, per così dire, della municipalità, che deve dire: noi siamo d'accordo che venga la Guardia di Finanza, oppure siamo d'accordo in questo modo o in un altro modo a seconda delle varie sensibilità. Fatto l'atto di indirizzo, ci sono poi i vari atti, le determine e tutto, si comincia con l'assegnazione dei lavori, gli impegni di spesa, le liquidazioni. Qui abbiamo fatto tutto al contrario, segretario, si è fatto tutto al contrario. E anche in questo Consiglio Comunale, io non capisco cosa stiamo facendo, al contrario, stiamo votando prima una variazione di bilancio su somme giustamente già impiegate e poi voteremo la destinazione. Cioè, per assurdo, se questa non passa, io voglio capire questa qua che stiamo votando in questo momento come la giustifichiamo. Comunque, ad ogni modo, ho letto corrispondenza avuta tra responsabile del settore economico, revisore dei conti, sindaco, ad andare a ritornare, perché poi l'atto cruciale è la nota del sindaco, e mi meraviglio come le parole